Ciao a tutti e benvenuti a The Wonder Dream Lab. Oggi video unboxing. Che complotto multimarketing massonistico abbia inizio. No, scherzo. Allora, oggi unboxing dedicato a elementi bijou. Ovviamente presi da Charming You Bijou. Preparate popcorn perché sarà un video un po' lunghetto, va? Un video chiacchiericcio un po' lunghetto. Perché i bijou? Perché io non ne volevo fare bijou. Da quando ho fatto quelle bottigliette e me ne sono innamorata, ho detto ma perché non provo a fare collanine, e orecchini e quant'altro? Ma io ho un problema, sono allergica al nickel, quindi ho bisogno di materiali adatti a me. Quindi ho preso svariate cose che sono adatte e soprattutto ho avuto bisogno di Vincenzo, che gentilmente in serata si è dedicato a me tramite WhatsApp e mi ha fatto fare l'ordine. Quindi grazie della tua pazienza, grazie. E ovviamente proprio, cioè poverino, l'ho fatto impazzire. Ma passiamo al sodo. Iniziamo dagli elementi più conosciuti, più visti. Quindi cosa ho preso? I gancetti, questi anellini a vite. Ovviamente la luce non mi assiste. Questi li conoscete un po' tutti. Poi altri gancetti da mettere nei ciondoli, quelli così. Almeno io spero che si usano così, perché ovviamente non sono molto pratica, quindi Vincenzo preparati che ti disturberò quando andrò a montare questi charms. Poi gli orecchini, questi così, perché le monachelle già le avevo, questi qua. Altri gancettini così, quindi se li dovete ordinare dite a Vincenzo, quelli così, con questo suono, lui capisce. Poi questi anellini, cioè sì, mi voglio sbizzarrire ragazzi, voglio sbizzarrire, viva la creatività. Poi questi qua. Ora sembrerà un video di quelli là, Asmrs, quelli che fanno, che io odio, mi fanno venire il nervoso, ma se c'è la plastica fa rumore, non ci posso fare niente. Allora, questi qui dove c'è scritto thank you, e questi altri, c'è scritto thank you, ma mi piacciono perché ci sono tutti i colori. Non ci hai preso due rotoli? Sì, perché ragazzi sono piena di commissioni e quindi ho tanti pacchi da fare. Non è assolutamente vero. Diciamo, io compro tante cose nella speranza di ottenere anch'io delle commissioni, di avere questo boom di commissioni, ma in realtà le mie commissioni sono molto umili, diciamo umilissime al momento. Quindi io prendo tanta roba nella speranza. L'ottimismo, l'ottimismo. Poi ho preso questo qui, che è un filo di alluminio arcobaleno, cioè a tutti i colori. Cosa ci farò? Non lo so. So solo che l'ho preso perché mi piaceva il fatto che fosse arcobaleno. E non lo so, magari potrei utilizzarlo come collanina o come bracciale al posto della catenina. Lasciatemi dei suggerimenti, che sono graditi, perché io con il bijou non ho molto feeling, ma ci proviamo. Poi le mie amate bottigliette, guardate che carine, bottigliette piccole con i tappettini piccoli. Poi bottigliette grandi con i tapponi grandi, non vedo l'ora di fare queste bottigliette magiche. Poi nastrini di organza, guardate che bei colori. Dice guardate che bei colori, io scelti io, sono di parte. E cosa ci farò? Penso dei fiocchettini e dei nastrini.
sia per i ciondoli, segnaposto, vedremo. Poi, ho preso anche questi altri anellini di varie misure. Poi, i cordini cerati, già completi, di tanti colori, così li posso abbinare facilmente un po' ovunque. Poi, questi ve li ho fatti già vedere, questi li devo spacchettare. Perdonate questo video rumoroso, perdonatelo. Poi, guardate che belle, guardate che belle. Io in giro non le avevo ancora viste così. Vediamo se riesco. Allora, è composto da un nastrino di organza e tre cordoncini già montati. E io li trovo graziosissimi, davvero graziosi per fare le collane. E ancora questo abbinamento non l'avevo visto. E quindi li ho presi, quasi tutti i colori che mi piacevano. Quindi sì, non li rimetto nella busta così non facciamo quell'effetto Asmersro. Ma passiamo al clou del clou. In anteprima, io ce li ho in anteprima. Perché ce li ho in anteprima? Perché mi sono portata la testa. Voi sapete che io amo i glitter. Ok, per me glitter, dove c'è glitter c'è vita. E quindi ho chiesto a Vincenzo se aveva glitter. Lui in quel momento non li aveva. Mi ha detto, guarda, li posso procurare. Ho detto, ah, molto bene. Poi mi ha mandato le foto e mi ha fatto vedere tutti i colori e io li ho presi tutti. Iniziamo. Ne abbiamo per tutti i gusti. Nero, sofisticato. Marrone caffè, elegante. Verde, ambientalista. Arancio scuro, terra di Siena, sofisticato. Oro, per fare ancora di più la wonder. Rosso, passione, ma anche Natale. Giallo, questo, attenzione, non si vede, ma è iridescente. Giallo fluo, iridescente. Blu, per fare gli acquari, iridescente. Azzurro, iridescente, ideale sia per acquari che effetto mare, cielo, tutto quello che volete. Arancio, ideale per la stagione estiva, anche questo è iridescente. Peccato che la luce non si vede. Questo verde lime, bellissimo, adatto per la stagione estiva, è meraviglioso e anche questo è iridescente. Questo fucsia, questo non è iridescente, questo fucsia qui, ma è un punto di fucsia burgundi, anzi direi, molto bello. Passiamo ai miei tre colori preferiti, cioè io con i glitter, quando io vedo glitter, anche nelle mie creazioni mi sento tipo chef gourmet stellato, dove inizio a mettere, a spargere glitter così. Come se fosse una sinfonia di Beethoven, ecco. Perché io impazzisco davanti ai glitter. Passiamo ai miei tre preferiti. Rosa, iridescente. Lilla viola. Purple, iridescente. Il mio preferito, questo è bianco, voi direte, bianco iridescente. Io lo amo perché il bianco iridescente va su tutto e non si vede. Quindi dà quel gioco luci e quel movimento alla creazione che è al bacio, fantastico. Cioè, comunque per farvi capire il mio livello di pazzia a livello glitter, per la serie glitter non bastano mai.
cioè quella sera che poverino Vincenzo ha perso 2 ore, forse anche di più, appresso a me e al mio ordine, a un certo punto poverino mi stava facendo vedere un pezzo di nastro su un tappetino, quindi mi ha mandato la fotografia. Questo tappetino era in glitter, glitter tutti iridescenti, bianchi, era bellissimo. Io ho lasciato stare l'ordine, gli ho detto, Madonna Vincenzo, è bellissimo sto coso, ma che cos'è? Ma lo vendi? No, perché io lo voglio, ovviamente. Quello poverino erano le 11, mi fa, fra, questo lo uso per fare le foto? E io, ah, ok, va bene, riconcentriamoci sull'ordine, va bene. Quindi io e la pazzia, quindi ringrazio tantissimo Vincenzo per la sua pazienza, è impeccabile, è professionale, è gentile, è, cioè, ha tutte le qualità del wonder seller proprio, cioè tutte. Perché non tutti, ma è raro veramente trovare un venditore che si metta appresso a te su WhatsApp a fare l'ordine e con tutti i materiali che a me servivano più particolari per il fattore metalli. Qualcun altro mi avrebbe detto, senti bellina, vai sul sito, leggiti tutte le descrizioni e fai l'ordine. Invece lui poverino si è messo appresso a me. Quindi chiudo parentesi. Il video è finito. Potete andare in pace. No, scherzavo. Don't worry, be happy. E niente, al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. E se volete lasciarmi suggerimenti per i bijou, io ne avrei tanto bisogno. Quindi commenti, like, tutto quello che volete. Grazie e seguitemi. Un bacio. Muah.